In questo tempo di prolungata crisi economica, la malavita aumenta le sue attività, approfittando di coloro che si trovano in gravi condizioni economiche, di chi ha perso il lavoro o ha dovuto abbassare la saracinesca. Ed è così molto facile finire nelle mani degli usurai. Noi vogliamo essere dalla parte delle vittime, dalla parte di chi ha fame e sete di giustizia. Ne parleremo domenica su Rai 2, sulla via di Damasco, con storie e testimoni di speranza. Non ho mai avuto né ripensamenti né tentennamenti. Ci sono delle situazioni che tu hai solo una scelta, sono forse poche nella vita. Lì c'hai una scelta, andare a testimoniare. Punto. Mi sono rivolto al boss e gli ho detto: ma io a te i miei soldi non te li avrei mai dati. Io i miei soldi li do a un padre di famiglia onesto che lavora con me. Con i miei soldi non si ammazza la gente.